Frequentava il bingo di Pescara ed aveva trasformato la struttura in un deposito di droga da spacciare in città, ma la Guardia di Finanza ha posto fine all'attività del 35enne marocchino, EY le sue iniziali, residente a Foggia ma domiciliato a Pescara, ed ha sequestrato 1,5 kg di cocaina e hashish. In particolare l'uomo aveva ricavato un nascondiglio nella controsoffittatura dei bagni della struttura, dove di volta in volta si recava per estrarre la materia da spacciare. Le indagini degli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pescara sono scattate dopo un sequestro di hashish effettuato una settimana fa nelle vicinanze dell'area verde di Piazza Santa Caterina da Siena. Grazie ad appostamenti e pedinamenti è stato individuato un cittadino marocchino ritenuto referente di una rete di pusher della zona. Lo straniero, controllato dalle fiamme gialle proprio all'uscita del bagno, è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish e di circa 3.000 euro in contanti. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato fino a 20.000 euro. L'uomo si trova ora in carcere. La struttura del bingo resterà chiusa per 15 giorni su disposizione del questore. Il provvedimento, eseguito dalle fiamme gialle, è stato attuato ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.